Il centro storico di Leverano. Il centro storico di Leverano era chiuso da una strada continua di forma circolare, la quale è denominata nel linguaggio dialettale Giru Tilumuru, giro delle mura. Molti documenti testimoniano, difatti, l'esistenza di una cinta muraria e di un fossato difensivo, costruiti nel XV secolo, per volere di Tristano Chiaramonte, conte di Copertino. Le mura erano munite di due porte con battenti di legno. Porta Vecchia, nei pressi di Largo Fontana, e Porta Nuova, all'imbocco di via San Cosimo. Nella parte centrale del borgo si può notare un quadrilatero di probabile origine romana. È delimitato da via Lunga, via Roma, via Greci e via San Cosimo. Attorno a tale nucleo si è stratificato, nel corso dei secoli, il restante tessuto urbano. Attualmente è possibile notare stretti vicoli di origine medievale, fabbricati nel Cinquecento, fino agli edifici settecenteschi e oltre, costruiti a ridosso della cinta muraria, sostituendosi ad essa. È possibile entrare nel borgo attraverso stretti vicoli e sei strade principali, tra cui Largo Fontana, l'inizio del nostro percorso verde. Percorso verde. Largo Fontana, Piazza Roma. La parte superiore del pannello reca alcune immagini fotografiche del percorso. Nella parte centrale sono riportate le informazioni storiche essenziali del borgo, mentre nella parte inferiore è raffigurata la mappa del centro storico con la relativa leggenda. Su Largo Fontana, in prossimità della Torre Federiciana, era situata una delle due porte delle mura difensive, ovvero Porta Vecchia, la quale è citata in un documento del 1582, epoca del dominio di Livia Squarciafico, proprietaria di Leverano. Largo Fontana rappresentava l'area mercatale del borgo, giacché avvenivano importanti scambi commerciali, come il mercato del cotone. Deve il suo nome alla presenza di un'antica fontana, distrutta intorno al 1950, per far posto all'attuale Monumento dei Caduti. In quel tempo, il grande marciapiede su cui sorgeva la fontana venne tagliato dalla costruzione della strada in linea con via Leuca. Lo spazio di Largo Fontana è collegato verso sud con lo slargo che introduce la chiesa di Santa Maria delle Grazie con l'annesso convento. Il percorso verde si dirama quindi in due direzioni: a sud verso la chiesa, a nord verso Piazza Roma.